Senhala e em L'informazione dall'Italia e dal mondo superte online. Ancora buona giornata dalla redazione. Apriamo con la cronaca a lanciare il segnale. Sono state le comunità islamiche francesi nella giornata di ieri. A loro si sono aggiunte anche quelle italiane. Domenica prossima si recheranno nelle chiese e saranno al fianco dei parroci durante le messe. Un gesto assolutamente enorme, commenta la CEI, e, e che ha un alto significato di fronte all'escalation della violenza internazionale che ci racconta la cronaca delle ultime settimane. Ancora la cronaca dall'interno, eh, parliamo ora della tragica fine di una transessuale avvenuta a Roma, il corpo di Fernando Tiago Battista, 30 anni, questo è il nome della vittima, è stato trovato da un passante sulla via Tiburtina all'interno di un sacco dell'immondizia con al suo fianco una parrucca bionda. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto, le ultime ore della vittima, la cosa più strana è che il sacco è stato lasciato nelle immediate vicinanze di una palazzina, quindi difficilmente si poteva non... Notarlo. Ancora la cronaca tragico incidente stradale sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo tra gli svincoli, eh, svincoli di Alcamo e Castellammare del Golfo. Ecco, vedete la foto riportata dal eh, Giornale di Sicilia: un'auto si è praticamente disintegrata andando a sbattere contro un tir in sosta all'interno di un'area di servizio. Tre le persone morte sul colpo, tra queste ce n'era una che aveva appena 15 anni. La cronaca dall'estero, una incredibile quanto accaduto all'interno della comunità Dalit nell'Uttar Pradesh, una regione dell'India. Un uomo e sua moglie sono stati praticamente decapitati dal proprietario di un negozio di generi alimentari per un debito non saldato di 15 rupie, ovvero 22 centesimi. La coppia qualche giorno prima aveva acquistato dei biscotti per i bambini dicendo che avrebbe pagato poco dopo. Passato qualche giorno, come detto, il commerciante è andato a chiedere soldi all'ennesimo diniego, l'uomo dalle parole è passato ai fatti. Cambiamo decisamente argomento. Questa non è davvero male. Eh? Abbandona il suo posto di lavoro da professoressa ben pagata, circa 2.000 euro netti al mese, per immergersi totalmente nel Pokémon Go. La caccia ai guerrieri sul cellulare. Vi chiedo scusa, non me ne intendo, ma insomma mi eh, capirete che sta spopolando ormai eh, tra tanti. Protagonista un'insegnante di 26 anni, la vedete, Sofia Pedrazza. Come detto, guadagnava davvero non male con l'insegnante. Ma evidentemente, a quanto afferma lei, seguendo i Pokémon eh, si guadagna e lei guadagna molto di più, come non lo so, voi eh, siete molto più esperti di me. E concludiamo come sempre in bellezza. La vedete, prego Davide De Santis dalla regia di mettere in onda a tutto schermo l'immagine. Lei è Adriana Lima, davvero molto, molto sexy, che posa per Victoria's Secret eh, da una modella all'altra. Insomma, sul web in queste ore sta spopolando la domanda se sia meglio lei o Monica eh, Bellucci. Eh, ovviamente, sta colpendo molto questo book eh, per la nuova collezione di lingerie apparso sul mensile JQ e, e si è aperta anche una carella come detto sui social tra le due bellezze se è meglio Monica o meglio eh, Adriana eh, Lima l'unico dato di fatto che tra le due ci sono eh, 17 anni di differenza Monica ne ha 50 Adriana ne ha 33 io aggiungo che nessuno tocchi Monica ultima notizia per il momento noi ci rivediamo settimana più tardi Segnale News